Ciao a tutti ragazzuoli, oggi andremo a vedere come fare a sbloccare un computer bloccato con BitLocker. Il problema quando si attiva BitLocker e si perde la chiave è che praticamente il PC diventa inutilizzabile. Infatti all'avvio del PC può capitare che appare questo messaggio. In questi casi abbiamo due opzioni. La prima è avere i dati dell'account Microsoft in modo da poter accedere attraverso un link dedicato alla sezione dove è presente la nostra chiave di ripristino, in modo da poter, anzi più che ripristino, la chiave di sblocco di BitLocker. Il secondo passaggio è quello di formattare il computer ed è quello che andremo a fare oggi. Infatti andremo a vedere quali sono i passaggi corretti da effettuare per poter eliminare BitLocker. Di conseguenza andremo a perdere tutti i dati in quanto protetti proprio da questo sistema di sicurezza, però almeno potremo riutilizzare il PC in quanto in questo momento è inutilizzabile perché questo tipo di blocco non permette di accedere al sistema operativo. Quindi senza perderci in chiacchiere andiamo a vedere quali sono i passaggi da effettuare per poter ripristinare formattare un PC con il BitLocker. In questo caso è un MV2 che è bloccato da BitLocker, quindi andrò a smontare l'hard disk e lo leggerò esternamente. Questo è l'hard disk. Come possiamo notare, in questo caso, nonostante è collegato nel PC esterno l'hard disk, ci dice che non è possibile accedere, quindi accesso negato. Guardate un pochettino, c'è il blocco di BitLocker. Infatti, se dico sblocca unità, mi chiede la password, la chiave di BitLocker. Allora, l'unica cosa che possiamo fare in questo caso, mostra altre opzioni, formatta. Gli diciamo, lasciamo tutto così, avvia la formattazione, ok. Adesso lo sta formattando, formattazione completa. E come possiamo notare, il blocco non c'è più. Quindi adesso non ci rimane che montarlo e procedere con l'installazione di Windows. Ok, una volta aver preparato la pendrive col sistema operativo, la prima cosa da fare è andare nel BIOS, successivamente in boot, e andare a selezionare, in questo caso, il disco di avvio, che in questo caso è la USB. Quindi una volta aver individuato USB andiamo a spostare, la mettiamo al primo posto in modo che parte all'avvio direttamente la penna USB col sistema operativo, e in questo caso lo mettiamo come primo. Poi salviamo tutto, F10, invio, ok. Come vediamo sta caricando il sistema operativo, quindi la pendrive l'ha appena letta. Ora andiamo avanti, diciamo installa, avvio il programma di installazione. Perfetto, andiamo avanti. Ok, perfetto, come possiamo vedere qui abbiamo le partizioni. Quindi tutto quello che andremo a fare è installarlo nell'hard disk primario, che è questo qui. In questo caso andrò a formattarlo, diciamo formatta, ok, così lui lo andrà a ricreare. Successivamente andiamo a cliccare avanti un attimino, ok, invio. Ed ecco che inizia l'installazione di Windows. Quindi non ci rimane che attendere e che completa l'operazione e poi configurare il PC. Perfetto, come si può notare adesso il computer è stato sbloccato, quindi è possibile utilizzarlo tranquillamente. Perfetto ragazzuoli, come avete visto l'installazione è andata a buon fine, quindi nel caso in cui si smarisce la chiave di BitLocker e non si riesce a recuperare tramite il proprio account, l'unica cosa da fare è formattare il PC. In questo caso abbiamo visto che per poterlo formattare e togliere quel problema bisogna togliere l'hard disk, leggerlo con un altro PC, formattarlo in modo da togliere tutti i blocchi e successivamente inserirlo all'interno del PC interessato e effettuare la procedura di installazione. E quindi nulla, io spero che questo video possa tornarvi utile e vi invito a mettere un mi piace se vi è piaciuto e iscrivervi al canale. Noi come sempre ci vediamo in un prossimo video, ciao!